28 gennaio, San Tommaso d'Aquino, siano donati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. San Tommaso dei Conti d'Aquino nacque a Rocca Secca nel 1225. Fu filosofo, teologo, dottore della Chiesa, dottore angelico. A leggere i suoi scritti si nota un maestro che riceve delle domande ai discepoli e li valuta, quasi gli dà ragione perché porta tutti gli argomenti e poi risponde con gli argomenti che smantella uno a uno gli argomenti contrari, sempre sulla scia dei grandi filosofi Aristotele, Platone, Plotino, adattati al Vangelo, alla Sacra Scrittura. Il maestro suo è stato Sant'Alberto Magno. Quando qualcuno gli disse che era un bue muto perché parlava poco, e se è un bue muto, vedrete che muggirà per i secoli, lo sentiranno. E infatti è stato così. Fino ad ora la Chiesa Cattolica e anche quella anglicana si è servita di San Tommaso d'Aquino. Morì a Fossanova, alla Pazzia di Fossanova, mentre stava per andare al Concilio di Lione nel 1274. Si celebra, è morto il 7 marzo, si celebra il 28 gennaio per la traslazione delle reliquie da Fossanova, dove ora si trova, a Lione, mi pare. Il Vangelo è quello di San Marco, che continua passo dopo passo la conversazione che stiamo per avere. Il capitolo 4, versetti 35-41. Nel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Loro lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore. Si dicevano l'un all'altro: chi è costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. L'episodio della tempesta sedata è caratteristico, tanto che è riportato da tutti e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. San Marco è più ancora preciso. Tutti descrivono il pensiero di Gesù, passare all'altra riva. Lui quindi sapeva come, che cosa sarebbe successo durante la traversata. Tanto che
quando si sollevò la tempesta che era frequente nel lago di Genesaret. E dormiva sul cuscino addirittura. E quando anche esperti marinai, pescatori, si sono accorti che l'acqua era così alta che quasi stava per affondare, lo svegliano perché possa salvare della sua facoltà di Dio fatto carne. Gesù si alza, dice al vento di cessare, al mare di tacere, di placarsi, e così avviene, tanto che tutti rimangono meravigliati. Ma Gesù li rimprovera. In San Marco la frase è: non avete ancora fede. E sta parlando ai pagani, San Marco, c'è questa caratteristica che fa dire a Gesù: non avete ancora fede. È l'insegnamento che vuole dare a quelli che vengono dal paganesimo. Mentre San Matteo, che parla agli ebrei, la frase di Gesù: dov'è la vostra fede? La fede ce l'avevano, ma dov'è? San Luca, che è ancora più raffinato, uomini di poca fede, sì, perché come se ci fosse una gradazione di fede, però secondo alcuni teologi non c'è piccola o grande fede, c'è la fede e basta. C'è la fede è un incontro con Gesù. C'è incontrandolo a prendere di meno e qualcuno di più, ma la fede è quella, non è un'altra, né più né meno. La parte che di chi la riceve è chiaro che più o meno. Ma il bello e sorprendente è che Gesù dormiva. Come quando ci troviamo nei guai, invochiamo il Signore e Dio dorme. C'è addirittura un romanzo e le stelle stanno a guardare. E purtroppo, per quello che succede di grave nell'umanità, sembra che Dio se la dorma, non interviene. Per la semplice ragione che rispetta la nostra libertà, con tutte le conseguenze. Quindi bisogna fare un buon uso della libertà. Questo è il pensiero di Dio quando ha creato l'uomo e anche gli angeli. C'è la libertà di scelta, come dice il testo della Sacra Scrittura: ti ho messo davanti la benedizione e la maledizione, il fuoco e l'acqua, la vita o la morte, scegli. Noi possiamo scegliere. E possiamo essere così storti di scegliere il fuoco invece dell'acqua, scegliere il peccato invece della virtù. Che il Signore abbia pietà di noi e ci salvi. Non ti importa che noi moriamo, però a Dio importa che non moriamo, a meno del peccato. Nota bene, ho sbagliato che il 28 gennaio la salma da Fossa Nova
fu trasportata a Tolosa. Prima della pensione vorrei raccontarvi due aneddoti su San Tommaso, il mio santo, per cui dopo una lettura di un suo libretto per le vocazioni fu l'ispirazione per farmi frate, non domenicano ma francescano. Primo aneddoto è che uscendo col priore, a un certo punto il priore fu chiamato per impegno d'altra parte e disse a Tommaso: aspettami qui. Lo attese per molte ore e rimase lì, tanto che quello, quando ritornò, dice: ma come mai? Ecco, univa all'intelligenza la semplicità del suo dovere di frate. Ma anche c'è l'altro aneddoto per la sua profonda spiritualità. Un confratello disse: guarda Tommaso, c'è un asino che sta volando. Lui corre alla finestra, quello scoppia in una risata dicendo: oh, ma così intelligente, pensi che un asino possa volare, credi che un asino possa volare. E lui rispose candidamente: io non credevo che un religioso dicesse delle bugie. E speriamo di avere la sapienza di San Tommaso, che ha saputo coniugare la fede con la ragione in maniera magistrale. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e protegga. Il Signore faccia risplendere su di voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente per i non credenti, ma sempre per i poveri, i sofferenti, tutti quelli che hanno molti guai, perché con la nostra sapienza ricevuta da Dio, il nostro amore comunicato di Dio, lo possiamo riversare sugli altri. Con l'intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio e San Tommaso, dottore angelico, e tutti i santi e gli angeli, con la capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Amen. Pace e bene. Alleluia.